Geriatria contro gli occasionali questa sera per il campionato over 40. Gli occasionali devono necessariamente vincere per continuare a inseguire il sogno scudetto. La geriatria vuole provare a regalarsi un sogno insieme ad Ambu, che è a caccia del centesimo gol in maglia biancorossa. Siamo pronti? Partiamo. Geriatria contro gli occasionali, Champions Cup over 40 qui sul campo numero 3 di Monteclaro. Ricordo che il girone di ritorno a breve del campionato over 40 si fermerà per consentire l'inizio della Supercoppa Over. Si sfidano questa sera geriatria e gli occasionali. Per la geriatria forse l'ultimo treno per provare a prendere la prima divisione, per gli occasionali anche per provare a mettere ancora paura alla Real Oversize. Fino a questo momento comunque sia gli occasionali sono stati gli unici a riuscire a far punti contro la capolista. Allora vado di lettura di formazioni con la geriatria che si schiera con Cifelli in porta, poi abbiamo Marengo, Giano, Stefano Manca, Serci, Claudio Manca, Montis, De Mara, Pintor, Ambu e Antonio Frau. Dall'altra parte gli occasionali in maglia blu si schierano con Lena, poi abbiamo Milone, Cucca, Ottonello, Pigliacampo, Inghilieri e Covoni, quindi in formazione rimaneggiata la squadra ospite. Geriatria che adesso imposta con Stefano Manca, che poi la dà per Gianluca Montis, che cerca di tagliare tutto il campo a cercare Ambu. C'è subito il primo pericolo della partita con questo bel lancio di Monti Sperambu. Ora occasionali che provano a offendere con questo pallone, la rete, passano in vantaggio gli occasionali con questa conclusione con la punta sinistra da parte di Francesco Milone, che ha ricevuto palla dalla destra, va a baciare anche non si sa chi, forse Castrichini, e chissà che non ci sia del tenero tra i due. 1-0 dunque per gli occasionali al quarto minuto di gioco. Ha segnato Milone. Pigliacampo, salta anche il portiere, si allunga troppo, la palla in più sembrava fatto, non è però ancora finita. Il grande intervento, ma ancora occasionali pericolosissimi. Bravissimo Cifelli in due circostanze. Ancora occasionali che ci provano con Milone ancora una volta. Cifelli, si è svegliata la squadra ospite. Punizione a favore degli occasionali da posizione anche piuttosto interessante. C'è questa conclusione, il palo clamoroso, colpito con una violenza inaudita da Ottonello. Erano partiti benissimo i geriatri, adesso stanno soffrendo le pene dell'inferno. Eccolo qui il raddoppio degli occasionali. Esattamente, dovrebbe essere con il numero 5 Alessandro Inghilieri, piazzato dal limite, pallone alla destra di Cifelli, che qui non ci ha potuto fare assolutamente niente. Quindi il raddoppio meritato, va detto, degli occasionali al decimo del primo tempo. Calcio di punizione a favore della geriatria da posizione interessante ma defilata sulla destra. Sarà Stefano Manca l'incaricato di andare alla conclusione. Ma lui col mancino, Lena allunga il braccio destro e riesce a evitare la rete. Adesso attenzione a Montis! Gianluca Montis! La sua conclusione che ha letteralmente bucato la porta dal limite versante destro, una sorta di rigore in movimento, sia pur in posizione defilata. Lena forse non se l'aspettava, conclusione centrale ma violentissima, riduce le distanze la squadra della ASD Geriatria quando siamo esattamente nel 18° minuto del primo tempo. Pronto Daniele De Mara a mettere la palla per la conclusione, il grandissimo gol Francesco Pintor, una palombella di Pasqua con tre mesi d'anticipo, pallone che si è insaccato sotto l'incrocio sinistro alla destra dunque di Stefano Lena. Un gol pazzesco quello di Pintor. Pintor ad andare alla battuta di questa rimessa dalla destra, il tocco è corto a favore di Stefano Manca. Quindi per Claudio Manca, che riesce a scaricare per Gianluca Monti sulla corsia sinistra. Come al solito sempre molto mobile il numero 7 biancorosso, che adesso manda al bar Pigliacampo, Lena! Pronto Tonello a
lancio lunghissimo, palla che termina direttamente sul fondo e arriva puntualissimo il duplice fischio da parte di Cristiano Lias che manda le due squadre a riposo sul parziale di 2-2. Splendido primo tempo. Si riprende a giocare per i secondi 25 minuti che ci auguriamo siano divertenti quanto lo sono stati i primi. Tanto da raccontare di quanto accaduto nel primo tempo. Buona la partenza della Giliatria, poi però a segnare per primi sono stati gli occasionali. Al quarto minuto con Milone, il raddoppio è arrivato 6 minuti più tardi con Alessandro Inghilieri. Poi tra il 18esimo e il 19esimo la reazione rabbiosa, grintosa della Giliatria che prima ha reagito riducendo le distanze con Gianluca Montis e poi ha trovato un vero e proprio capolavoro con Pintor che è valso il pareggio col quale il 2-2 col quale si è riniziati a giocare anche in questo secondo tempo. Pareggio che beneficerebbe a nessuna delle due squadre. Attenzione, intanto cosa si è divorato Marcello Ambu che non se l'aspettava. Dicevo, comunque è un pareggio che a livello di classifica non aiuterebbe nessuna delle due squadre, soprattutto non aiuterebbe gli occasionali che probabilmente dovrebbero dire addio allo scudetto. Andrea Cucca prova a scendere sulla destra, sta arrivando Pigliacampo, tentativo di servirlo in questo momento, pallone allontanato, arriva però sulla stessa Inghilieri che ci prova da fuori, pallone sul fondo. Lena. No, aspetta. Palla per Milone. Pressato, sbaglia tutto Marcello! Ambu! La ribalta la Giliatria, ma che errore clamoroso da parte di Francesco Milone in fase di impostazione e la Giliatria passa in vantaggio quando siamo nel sesto minuto di gioco della ripresa. 3-2, gol di Ambu. Adesso Marcello Pigliacampo che prova a disarcionare Alessandro Inghilieri, il pareggio degli occasionali immediato e per il numero 5 si tratta anche di doppietta personale, reazione immediata da parte degli occasionali. Stefano Manga, la sua punizione, palla per Gianluca Monti, sparata pazzesca di Lena e poi la traversa colpita da Ambu, partita assurda. Seguiamo intanto questo calcio punizione affidato al mancino di Stefano Manca. Palla alta, non di molto. Sul pallone Pigliacampo e Ottonello. Inghilieri si è appena allontanato. Discutono Ottonello e Pigliacampo. Sembra che andrà Ottonello, eh. Può essere che vada Ottonello. E infatti è così, Alberto! Tonello col mancino, un capolavoro, pallone sotto l'incrocio destro, gli occasionali sono di nuovo in vantaggio quando siamo esattamente nel 18esimo minuto della ripresa, 4-3 per gli occasionali, partita pazzesca. Luciano Marengo, largo sulla destra, il tocco è per Antonio Frau, largo sulla sinistra, si libera di un avversario, poi palla in area di rigore, il salvataggio miracoloso di Milone. E adesso il pareggio, Marcello Ambu e sono 100, 4-4. Ai 16 da 3 a 4, gli occasionali 4, un gol di rapina, questo del numero 9 biancorosso che è andato a deviare sotto porta la conclusione del compagno, nulla da fare per Stefano Lena, pareggio ristabilito. La posizione interessantissima con questo calcio di punizione, da lì gli occasionali hanno già fatto male perché ricordiamo che il 3-4 è stato segnato da Alberto Tonello proprio da quella mattonella. Sul punto di battuta ancora Tonello e ancora Pigliacampo. Ancora Ottonello, Alberto, Ottonello 5-4, incredibile, doppietta per il numero 3, pallone ha sorpreso tutti, Cifelli compreso. Siamo esattamente al 25esimo e rischia di essere il gol partita. E arriva infatti il triplice fischio, gli occasionali portano a casa 3 punti pesantissimi nella rincorsa al primo posto e dunque allo scudetto. Giliatria che esce dal campo con grande rammarico.
Post partita di Geriatria contro gli occasionali, qui in compagnia di Stefano Lena alla vostra sinistra e di Francesco Pintor alla vostra destra. Allora, per onore del risultato, parto da Pintor della Geriatria. Francesco, è un peccato non aver festeggiato il 100° gol di Ambo, almeno con un punto che sarebbe stato stretto poi anche quello. Sì, oggi abbiamo fatto una buona partita, forse una delle migliori che abbiamo fatto con l'over. Abbiamo avuto un Ambo oggi che ci ha regalato un po' di gioie, però purtroppo le punizioni dal limite ci hanno punito eccessivamente. La partita è stata bella combattuta, con onestà in campo, un paio di falli laterali restituiti dalle squadre, quindi molto fair play. È stata piacevole sia dal punto di vista del gioco che dal punto di vista del comportamento dei giocatori. Si riparte dal carattere, dalla grinta, visti a parte che nei primi 10 minuti, dove fiano sostanzialmente massacrato sul piano del gioco, per il resto però 40 minuti giocati su livelli altissimi, si riparte da quelli. Speriamo di sì, perché siamo un po' incostanti. Speriamo di ripartire da questi 40 minuti, che oggi abbiamo giocato veramente bene, a parte i primi 10 minuti inguardabili. Grazie mille a Fra, in bocca al lupo alla Geriatria per il proseguo dei campionati, grazie. Andiamo adesso con Stefano. Allora, Stefano, oggi ve la siete vista veramente molto molto brutta, però tre punti pesantissimi che vi consentono di perseguire ancora il sogno scudetto. Lo ricordiamo, gli occasionali sono gli unici fin qui ad aver fermato la Real Oversize. Sì, è stata una partita bella, bellissima, anche da dove ero io, dalla porta, ho visto due squadre che hanno giocato a viso aperto, anche insomma con tutti questi gol che ci sono stati. Credo che la sconfitta non sia neanche, cioè il risultato sarebbe stato più giusto almeno un pareggio, perché comunque loro hanno giocato bene, però io sono contento per noi, perché comunque sono 3 punti importanti, venivamo anche da 2 pareggi consecutivi, quindi comunque adesso ci prendiamo questi 3 punti e sistemiamo un po' la classifica. Senti, un piccolo appunto per chiudere sulla tua prestazione e in particolare su un determinato episodio. Non parlo, perché potrebbe essere scontato, dell'episodio in cui hai dato il calcio d'angolo, ma dell'episodio in cui hai fatto una parata mostruosa su un tiro dal limite allungandoti alla tua sinistra. Ma te l'aspettavi tu stesso di riuscire ad arrivare su quel pallone? Dici quella del secondo tempo? Esatto. Quella che poi l'ho deviata di... Sì, no, perché l'ho vista all'ultimo, però l'ho presa. Altre volte va dentro, questa volta sono riuscito a prenderla e sono contento, perché ho mantenuto insomma il risultato che c'era in quel momento, quindi sono contento. Una parata da 3 punti, complimenti a Stefano, in bocca al lupo agli occasionali per il proseguo del torneo. Grazie, ciao ragazzi. Ciao. Grazie. Marcello Ambu voto 6,5. La sua partita è un mix di gioia e di sfortuna. Si prende una sufficienza e vola a quota 100 gol in biancorosso. Ma da Marcello ci aspettiamo di più. Aguzzo! Alessandro Inghilieri voto 7,5. È la sorpresa di questa gara. Non fa sentire l'assenza di Pischedda e spacca il match con intuizioni geniali e inserimenti fulminanti quanto puntuali. Svizzero! Marcello Pigliacampo, voto 7,5. Non riesce a mantenere la concentrazione alta per tutti i 50 minuti, ma quando la lampadina si accende, da lui viene fuori una luce accecante. Torcia infuocata!